Ci fu una grande festa quel 9 novembre. Applausi e lacrime accompagnarono l'abbattimento del muro e la riunificazione della Germania. Dagmar, che abitava a Berlino Est, racconta di essersi sentita come Alice nel Paese delle Meraviglie. È rimasta a bocca aperta. Era come se stessi volando, ha detto. Magnifico, qualcosa di bello. Tutto il passato si era dissolto. Angelica, invece, viveva all'Ovest, proprio di fronte al muro. C'era una torretta. Quando eravamo sul balcone, le guardie ci guardavano con il loro binocolo e mio marito ogni tanto alzava il suo bicchiere di birra per salutarle, ma loro continuavano a scrutare. Coraggioso e fortunato Hubert, che nel 1963 nuotò con un boccaglio per circa 1,5 chilometri da Potsdam Est fino a Wannsee a Berlino Ovest, dove contribuì a scavare un tunnel che ha permesso ad altre 60 persone, tra cui sua madre, di fuggire. Le storie si intrecciano all'ombra della cortina di ferro. Thomas, assieme ad un amico, appoggiò una scala sul muro e salirono. Una guardia di frontiera puntò una mitragliatrice. Trascorsero 9 mesi in prigione e furono rilasciati 15 giorni prima del 9 novembre. Non si è mai pentito della sua decisione.